Buongiorno a tutti, siamo perfettamente in orario, quindi lo dico perché anche questa è una notizia. Di solito si calcolano i ritardi, noi siamo con ritardo giusto. Intanto, no, adesso a parte le battute ci scusiamo per tutte le traversie che abbiamo avuto questa mattina e ci siamo accorti che il sistema paese ha anche queste difficoltà. Bene, però noi stamattina siamo qui in questo posto meraviglioso, ma anche in una rassegna importante come Linea Pelle, per presentare Valore Acqua. In un progetto di medio campo, quest'anno ci sono i 40 anni dall'inizio della depurazione a Montebello Vicentino. Medio campo è la società del servizio idrico integrato che ha come soci il comune di Montebello Vicentino e il comune di Zalmeghedo e serve altri comuni, il più importante è Gambellara. E abbiamo pensato di ricordare, attraverso una pubblicazione che poi verrà presentata dall'autore Luca Romano, questi 40 anni di depurazione che sono la storia anche del nostro territorio e delle aziende che hanno, diciamo così, contribuito alla ricchezza e anche alla trasformazione del nostro territorio. Quindi Valore Acqua, ma possiamo tornare alla parola valore e acqua, dire tante altre cose in più, che verranno approfondite con tutta una serie di iniziative. La prima sarà sabato 1 ottobre, lo faremo all'interno di una conceria Montebello. Ovviamente qui non mi sono dimenticato, ma abbiamo delle grandi collaborazioni come l'UNIC attorno a questa iniziativa, e il 1 ottobre avremo una presentazione molto più approfondita anche delle altre iniziative per ricordare i 40 anni, ma soprattutto per ricordare la presenza della nostra azienda nel territorio e anche, vorrei dire, la nascita di questo distretto con tante progettualità che guardano il futuro. I 40 anni, poi sentirete l'autore, è una prospettiva che guarda sia il passato, ovviamente la storia è una storia, ma guarda anche un'analisi di prospettiva del futuro, e qui sappiamo benissimo i progetti che sono in ballo. Quindi oggi lo facciamo qui a Milano perché ci sembrava la sede più opportuna, nella capitale economica del paese, raccontare anche la storia di un borgo produttivo, perché questo l'avevamo anche definito, era uno dei titoli che volevamo dare, importante all'interno del nostro distretto, ma soprattutto importante per una narrazione dell'imprenditoria veneta e vicentina che tanto ha fatto e continua a fare. Basta, non mi dilungo di più. Dobbiamo recuperare il tempo, quindi rivoluzioniamo la scaletta e darei la parola a Matteo Macilotti, che oltre ad essere amico e sindaco di Chiampo, tre titoli do: sindaco di Chiampo, neo direttore del distretto e poi consigliere delegato all'ambiente della provincia di Vicenza. Lei può parlare una volta sola, però. Prego. Grazie all'amico Beppe Casterman, appunto, per avermi dato la possibilità di essere qui con voi a celebrare Medio Chiampo i suoi 40 anni. Ha detto bene Beppe, non è soltanto una prospettiva del passato, ma una prospettiva del futuro. E devo dire, e lo dico non per piaggeria, ma lo dico con onestà intellettuale, che Medio Chiampo è una società in cui negli ultimi anni si è visto proprio lo scatto e si è visto il cambiamento di passo. È una società che ha fatto un grande piano industriale, che si è posto obiettivi importanti, che è supportata in maniera ottima dai sindaci del territorio, quindi ringrazio e saluto i miei colleghi appunto di Zalmeghedo e Montebello, ed è una società che veramente guarda il futuro e lo fa anche con quella snellezza che oggi è importante appunto per raggiungere i grandi obiettivi. È una società che più di altre sa appunto ridurre i tempi di burocrazia e sa guardare al futuro. Quindi complimenti a voi per come riuscite a gestire la società e per il cambio di passo che avete dato alla vostra società. È un esempio non soltanto a livello locale, è un esempio a livello provinciale, ma direi a livello nazionale e internazionale. Non ci sarebbe Concia se non c'è depurazione. Il presupposto affinché le concerie possano essere nel nostro territorio è la depurazione. Se non avessimo fatto questo passaggio, oggi il nostro territorio non sarebbe quello che è. Se oggi appunto non ci fosse Medio Chiampo, se Medio Chiampo non avesse compiuto 40 anni, non celebreremo nemmeno la Concia nel nostro territorio. Quindi grazie, perché questa società appunto ha fatto sì che la depurazione non fosse soltanto opera delle singole concerie, ma diventasse professionalità attraverso una società che per conto di tutti lo facesse. Questa è la grande scelta fatta dai nostri imprenditori, che vanno ringraziati per questo, e questa appunto la scelta fatta nel nostro territorio. Voglio ringraziare anche UNIC, che ha organizzato veramente in maniera splendida questo Linea Pelle, in un momento appunto non facile, no? Abbiamo tante cose che remano contro in questo momento, però ho sentito
insomma, sono qui da ieri, passeggiando per gli stand, speranza. Perché i nostri imprenditori sanno guardare al di là, appunto, della crisi del momento e già stanno prefigurando cosa potrà accadere. Ecco. Quindi da questo punto di vista, grazie per il vostro lavoro e per quello che fate. Siete fondamentali per noi e per il nostro territorio. Tornando appunto a Mediochiampo, allora, se una volta l'acqua era una risorsa sovrabbondante, era una risorsa sulla quale appunto l'attenzione era assolutamente minima, oggi per tantissime vicende che hanno interessato il nostro territorio l'acqua è la risorsa direi più importante, no? Non soltanto per la siccità che ci ha occupato fino a qualche settimana fa, ma pensiamo a tutti i temi dell'inquinamento che abbiamo dovuto subire, no, negli anni sul nostro territorio. Ecco, da questo punto di vista devo dire che le società di depurazione del nostro territorio, Mediochiampo è una grande società del nostro territorio, hanno saputo reagire e hanno saputo arrivare prima anche della politica, cioè hanno saputo andare avanti, voglio dire, nel processo evolutivo prima ancora che le normative arrivassero. Oggi io penso al tema di PFAS, non abbiamo ancora una normativa nazionale, ma le nostre società sono già arrivate molto prima rispetto alla normativa, perché già si curano parametri che la normativa addirittura non richiede, proprio perché guardano avanti e cercano di tutelare nel modo più possibile il territorio. Grazie al direttore, grazie al presidente, voglio dire, per quello che fate, grazie ai sindaci per il grande sforzo che state facendo, auguri a Mediochiampo per questi 40 anni, ma io direi evviva Mediochiampo per i prossimi 40 anni, perché non ci sarà Concia se non ci sarete voi, e noi vogliamo che voi ci siate ancora per affrontare le grandi sfide che il futuro ci pone davanti. Buongiorno a tutti, io sono Culpo Luigi, sono il direttore generale di Mediochiampo. Quest'anno, come ha ricordato il Presidente, noi celebriamo i 40 anni della depurazione, dell'avvio del nostro impianto di depurazione. E la storia della nostra società racchiude la storia di tutto il distretto, se non altro del distretto a sud, del distretto della Pelle, soprattutto per quanto riguarda i comuni di Montebello, Zermeghedo e Gambellara. Io dirigo questa azienda dal 1985 e grazie appunto alle maestranze e collaboratori che ho avuto in tutti questi anni siamo arrivati a raggiungere questo traguardo sia personale che anche aziendale. Siamo nati sotto la spinta, ricordo un attimo qualche pillola di storia. Siamo nati sotto la spinta della legge Merli del 1976, quindi i primi atti costitutivi nostri risalgono al 1978. La scelta strategica dell'epoca è stata quella di prevedere un impianto centralizzato che ha permesso il proseguimento di tutta l'attività conciaria presente e che si era collocato sul nostro territorio a partire dagli anni 60. Quindi diciamo che la strategia è stata portata avanti da un gruppo di amministratori locali dell'epoca, assieme a degli imprenditori, gli imprenditori sempre dell'attività conciaria. Sin dall'inizio si è capito che il legame era molto stretto fra pubblico e privato, in quanto per arrivare alla realizzazione dell'impianto di depurazione erano necessari dei finanziamenti pubblici e la collaborazione delle industrie che aderivano a questo progetto. Per dare un numero, in questi 40 anni abbiamo depurato, per quanto riguarda l'attività industriale, più di 100 milioni di metri cubi. Quindi sono numeri importanti. Sono 2 milioni di metri cubi all'anno che noi depuriamo per quanto riguarda l'attività industriale, e il nostro impianto di depurazione può servire in abitanti equivalenti una città di 450-500 mila abitanti. Giusto per dare qualche numero, qualche dimensione. Da ricordare che la nostra particolarità è proprio quella di essere in un territorio piuttosto ristretto, ma con tutta questa serie di attività prettamente di origine conciaria. Tutto questo fa sì che sui nostri 15.000 metri cubi giorno che trattiamo presso l'impianto di depurazione, già 10.000 appartengono
al mondo industriale, quindi l'apporto civile per noi è un po' sfalsato. Ecco perché quando abbiamo costruito questo impianto di depurazione, come abbiamo definito in un colloquio anche con Luca, che poi sentirete, l'abbiamo definito un impianto sartoriale perché è fatto proprio a misura della nostra attività, per la tipicità dei nostri reflui e soprattutto anche per gli equilibri che ci sono fra rapporti industriali e civili. Beh, noi non ci fermiamo qui comunque, per quanto abbiamo vissuto questi 40 anni, abbiamo portato questi risultati, abbiamo anche delle ambizioni che abbiamo tradotto in un nostro piano triennale della sostenibilità, e che questo nostro piano si sviluppa su quattro direttrici in modo fondamentale. La prima è l'acqua, riguarda l'acqua, e quindi ridurre comunque le perdite e ridurre anche gli sversamenti fognari presso l'impianto di depurazione. La seconda non può che essere l'energia, visti anche i tempi che stiamo passando, e il nostro intento è quello di migliorare sempre più, efficientare sempre in più il nostro impianto. Un impianto di depurazione da noi consuma 13 milioni di kilowatt all'anno, quindi sono numeri importanti, e l'energia quindi la fa da padrone e fa, fino ad ora ha sempre fatto il 20-25% del nostro bilancio. Quindi il nostro obiettivo è quello di efficientare sempre più i nostri impianti, riducendo chiaramente anche, giusto per dare qualche altro numero, solo la fase di ossigenazione dell'impianto, quindi il trattamento dei batteri, rappresenta il 60% di questo impiego, quindi una cosa. Terzo punto è continuare a ridurre comunque i fanghi di depurazione, e cercando anche di valorizzarli, estraendo magari dell'energia e seguendo magari anche la filiera delle bioplastiche. Quarto punto è comunque standardizzare tutto quello che abbiamo fatto a livello di emissioni, e mi riferisco soprattutto al nostro impianto di desolforazione, e quindi rendere quello che è per noi in questo momento un risultato, renderlo anche standardizzato e quindi dare una certa costanza di risultati. E quello ricordare comunque che lo dimostra anche la giornata di oggi, che Mediocampo è sempre stato ispirato e un profondo senso di relazioni umane, in modo tale da portare comunque sempre una sostenibilità anche nel benessere delle persone che ruotano attorno alla nostra società, e cercare sempre di implementare quella che è la collaborazione e anche la collaborazione fra tutti gli operatori, che è un po' lo stile della nostra quotidianità. Vi ringrazio per l'attenzione, buona giornata. Buongiorno a tutti, sono Luca Romano, sono diciamo, l'autore della ricerca che da oggi è disponibile in elettronica, se qualche rappresentante dei media la desidera in presa diretta gliela possiamo far avere in tempo reale. Ringrazio Mediochiampo per questa opportunità di aver potuto lavorare diciamo, su materiale di prima mano. È costituito da un archivio di 45 anni di attività istituzionali e diciamo che dopo aver cominciato il lavoro mi sono reso conto anche di una certa avventatezza personale rispetto al dare vivacità e identità a un depuratore, che è una macchina diciamo, che tratta una materia non propriamente di forte attrattività e che di fatto rappresenta proprio lo scarico finale
di un'industria notoriamente molto impattante sull'ambiente e idroesigente, altamente idroesigente e soprattutto collocata in una posizione in cui doveva in un certo qual modo rimediare al fatto che l'impianto superiore, Acque del Chiampo, fosse stato collocato a sud della zona industriale di Arzignano, cioè la parte più consistente del distretto della Concia, ma a nord di questa parte di distretto che poi si sarebbe rivelata non da meno in termini di competitività e vivacità. Tre cose sono da segnalare in questa sede, ripercorrendo questi 40 anni. La prima è effettivamente lo spirito originario che ha visto protagonisti un gruppo di imprenditori che sostanzialmente nascevano dal nulla. Il mio maestro in sociologia, Giuseppe De Rita, parla di imprenditoria nata da sottosuolo per rappresentare questo tipo di figura di imprenditore, che però avvertono immediatamente e collettivamente, cosa non secondaria rispetto a una rappresentazione sempre molto individualistica, no, del distretto della Concia, il bisogno di mettersi insieme per risolvere i problemi di impatto ambientale prodotti, generati dalla loro attività. E gli amministratori locali, sindaci che amministrano un bene che è sostanzialmente, prima riportava Luigi, 470.000 abitanti serviti. I comuni di cui stiamo parlando hanno, in termini di residenti, circa 12.000 abitanti serviti. Quindi capite, questi due sindaci di Montebello e Zermeghedo partono con questa avventura nel 78-79 e costruiscono una macchina che sostanzialmente era per un territorio da servire di 40 volte superiore a quello dei loro comuni. Questo anche in termini di bilancio, di dimensionamento degli appalti, dei servizi e quant'altro. La seconda cosa da segnalare è il fatto che appena costruito il depuratore, viene inaugurato nell'82, è sostanzialmente continuamente spiazzato dal successo del distretto, perché con gli anni 80 noi abbiamo una esplosione in termini di attività che ogni anno traguarda quello precedente con una crescita a due cifre percentuali, e quindi questa macchina pensata in una fase storica specifica si trova anno dopo anno a dover non solo smaltire molti più fanghi, reflui e acqua da depurare, ma ad avere un carico inquinante dal punto di vista chimico sempre più complesso e sempre più difficile da gestire in un impianto pensato in una fase storica che è superata dagli eventi. Però Medio Chiampo ha una caratteristica originaria di avere pensato a collegare le aziende, costringendole per contratto prima a costruire degli impianti di pretrattamento dei reflui a piedi fabbrica, con una filosofia di mitigazione dell'impatto del refluo, che oggi noi vediamo tornare di grandissima attualità, proprio perché la soluzione dei problemi ambientali sta diventando, è diventata da tempo, sempre più responsabilità degli impianti, delle infrastrutture generali di trattamento e delle stesse aziende che devono intervenire sui loro cicli produttivi per diminuire, contrastare fortemente questo impatto. E teniamo presente che quando il distretto della Concia ha i suoi successi più straordinari, la parola sostenibilità non era ancora stata inventata
e ci sono addirittura dei passaggi, diciamo così, di altissima criticità dal punto di vista del rapporto fra industria e ambiente, fra industria e acqua, in cui gli stessi esperti chiamati a individuare le modalità tecniche per far funzionare meglio il depuratore spiegano che le aziende devono usare sempre di più cromo e sostanze chimiche a forte impatto per garantire un prodotto di qualità superiore, anche se questo poi fa pagare dei prezzi altissimi all'ambiente. Noi, cioè, abbiamo vissuto i 30 anni di grande crescita del distretto conciario della Valle del Chiampo in una contraddizione muro contro muro tra industria e ambiente, in cui l'industria, per migliorarsi, doveva aumentare, diciamo così, il fabbisogno di chimica a forte impatto, e l'ambiente ovviamente doveva cercare di riparare a questi processi. Quindi la situazione, diciamo, che noi abbiamo alle spalle è una situazione nella quale per le industrie l'ambiente era uguale assolutamente a costo, cioè non c'era nessun livello di integrabilità fra i due problemi. E quindi siamo un po' al terzo periodo, che è quello molto più interessante per l'apertura di un varco in questa contraddizione potente fra industria e ambiente, che Medio Chiampo interpreta in modo egregio, perché potenziando il depuratore e sperimentando e risolvendo con tecnologie aggiornate la riduzione, la compattazione e l'inertizzazione dei fanghi, porta, diciamo così, da 30.000 tonnellate anno a 7-8.000 tonnellate anno il peso dei fanghi da smaltire, e realizza delle performance depurative che sono state oggetto persino di premiazioni da parte del consorzio Arica, che è il consorzio che raggruppa i 5 depuratori dell'area, quindi sviluppando tecnologie di intervento che si riveleranno efficaci nel dare una risposta al territorio. È vero quello che veniva detto prima: se non c'erano queste infrastrutture, lo sviluppo della concia non si sarebbe potuto verificare, e si sarebbe realizzata la profezia che negli anni 70 facevano praticamente quasi tutti, di dire: come la Germania e la Svezia hanno lasciato scendere a sud le concerie per i danni all'ambiente, la stessa cosa sarebbe successa all'Italia, che avrebbe fatto scivolare probabilmente verso i paesi africani, asiatici e dell'America Latina queste attività. Una considerazione finale: il distretto e le aziende hanno avuto una sorta di coevoluzione. Cioè, la cosa interessante della Valle del Chiampo è che non si è verificato lo sfarinamento territoriale dei distretti industriali del Made in Italy, come per esempio per il tessile, abbigliamento o per altre attività. La concia non ha conosciuto le delocalizzazioni, proprio perché il distretto è un fatto di coralità nell'aggregare fattori produttivi di servizio, di innovazione, che non erano facilmente replicabili in altri territori, in altri paesi. E questa coevoluzione fra impianti, aziende e infrastrutture rimane una forza che ci permette di guardare al futuro con un prudente ottimismo rispetto alla evoluzione di questo importantissimo polo produttivo. Era il 10% della produzione mondiale quando venne costruito il depuratore, oggi è il 13% della produzione mondiale di pelle, quindi capite che siamo di fronte a una ammiraglia di tipo industriale, di dimensioni, insomma, che parlano sostanzialmente da sole. Buongiorno, mi chiamo
Lorenzo Altissimo, non vedo, eccolo lì. Scusate, sono un chimico che è stato paracadutato in medio campo già qualche anno fa. Il mio intervento, che sarà brevissimo perché dobbiamo chiudere in 5 minuti, sposta l'attenzione sul problema dell'acqua, non tanto sotto l'aspetto qualitativo, perché come è stato detto i 40 anni che abbiamo alle spalle hanno permesso di risolvere molti dei problemi che negli anni 70 e 80 gli scarichi sui corsi d'acqua delle due vallate avevano creato, sia sulla qualità delle acque superficiali che su quelle sotterranee, ma l'attenzione che io vorrei richiamare è quella degli aspetti quantitativi, cioè della sostenibilità dello sfruttamento della risorsa idrica. E non è più rinviabile questo aspetto, questo problema non è più rinviabile. Da un paio di decenni noi osserviamo che le falde acquifere del Vicentino, quella che sta a nord di Vicenza, ma anche quella dei due bacini idrografici del Chiampo e dell'Agnoguà, soffrono, sono in evidente stato di sofferenza. Questo stato di sofferenza, che risale ancora a tutta una serie di cause che potremmo definire cause antropiche di tipo locale diretto, e faccio un esempio per tutti: l'intensità dei prelievi, la trasformazione dei suoli che rende difficoltosa l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo, o anche diciamo cause antropiche di tipo globale, come appunto il riscaldamento globale, portano a delle situazioni che stanno andando a un punto quasi di rottura. Noi abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni il cosiddetto global warming, che non è solo l'aumento della temperatura, ma è anche un fenomeno che ha una ripercussione sulla distribuzione delle piogge nell'arco dell'anno. Noi usciamo da una stagione estiva che è sicuramente la più siccitosa da quando avvengono le registrazioni di dati meteoclimatici, e poi vediamo che ci sono degli eventi intensi, di forte intensità, qualcuno le chiama bombe d'acqua, ma non è stata mai definita un'unità di misura per quanto riguarda le bombe d'acqua. Diciamo che 100 mm in un'ora sono volumi importanti, pesantissimi, e questi volumi che si scaricano al suolo creano danni, ma soprattutto non è che vadano a compensare i prelievi che vengono fatti dalle falde. L'immagine che voi vedete, presa dall'Atlante del rischio idrico, che viene elaborato a livello mondiale dal World Resource Institute, dice che l'Italia nei prossimi anni, ma già ci siamo dentro, sarà soggetta a uno stress idrico. Lo stress idrico sta a indicare in pratica che non c'è più un rapporto tra i prelievi di acqua dalle varie fonti, acque superficiali e sotterranee, e l'effettivo apporto di acqua a questi sistemi idrografici. L'Italia settentrionale, come vedete lì, per l'Italia settentrionale è prevista già nei prossimi anni, anzi siamo già dentro perché questo è aggiornato al 2019, uno stress idrico che va da medio basso a medio alto, mentre per il centro-sud siamo addirittura già tra il medio alto e l'alto. Ciò significa che in situazioni particolari potrebbero essere delle forme di concorrenza e di contrapposizione tra i diversi utilizzatori dell'acqua. Non ce n'è per tutti, bisogna fare delle scelte. E l'intensità di uso dell'acqua è un indicatore importante della pressione sull'ambiente. Purtroppo l'Italia è in ritardo, dobbiamo dirlo, nell'elaborazione di programmi per la gestione sostenibile dell'acqua ed è considerata tra i paesi europei un soggetto a uno stress idrico medio-alto, in quanto utilizza il 30-35% delle risorse idriche rinnovabili disponibili, mentre l'obiettivo dell'Unione Europea è quello di non superare il 20%. Se poi andiamo nello specifico, nella valle del Chiampo e dell'Agnoguà, un censimento fatto ancora nel 2009 nell'ambito del progetto Giada mostrava la presenza in questo territorio di oltre 2.600 pozzi tra pubblici e privati, con un prelievo che si aggirava sui 130 milioni di metri cubi all'anno. Oggi questo dato, anzi 2 anni fa questo dato, è stato aggiornato da uno studio commissionato all'Università di Padova, al Dipartimento di Idrologia di Notonini, che ha elevato questo valore a 143 milioni di metri cubi all'anno dalle falde artesiane, che rappresenta un prelievo
superiore al 50% delle risorse idriche disponibili e rinnovabili. Quindi siamo oltre due volte quella che è l'indicazione della Unione Europea. Cosa dire? Gli effetti si vedono sia nella depressurizzazione delle falde del distretto di Almisano di Lonigo, che hanno perso 5 metri di battente d'acqua, sia nei grafici che descrivono le oscillazioni della falda negli acquiferi di fondovalle della Valle del Chiampo e dell'Agnoguà. C'è un grafico che mostra come queste oscillazioni stiano andando verso una tendenza negativa, che è peraltro comune ad altri sistemi idrografici. Vado alla conclusione. Cosa fare? Cosa fare? Già in qualche modo l'avete visto scritto prima, e lo riprendo, un concetto che esprime Luca Romano nel suo libro, quando dice che la seconda rivoluzione della sostenibilità presuppone la finitezza delle risorse e promuove il ricorso alla scienza e alle tecnologie per affrontare il problema della scarsità. Questa è la tendenza. 5 metri di perdita di livello vuol dire maggiori costi di sollevamento, vuol dire impoverimento progressivo di un patrimonio che ha un valore e che sta perdendo valore. Quindi non è più rinviabile la ricerca di soluzioni innovative idonee a risolvere il problema dell'utilizzo sostenibile in termini quantitativi della risorsa idrica. E per concludere richiamo un'affermazione fatta da Riccardo Boschetti, che è il presidente del distretto della Pelle, che non è presente, che però dice giustamente: quello dei consumi idrici è un tema grandissimo, perché con le aziende noi attingiamo in maniera importante dalle falde acquifere. E nel master plan del progetto Concia verso un impatto ambientale zero, questo è uno degli snodi più importanti. C'è l'idea di riutilizzare una parte dell'acqua, compatibile in certe lavorazioni, anche attraverso le condotte di ritorno o altre soluzioni. A mio avviso questa presa di coscienza da parte degli imprenditori fa ben sperare per il futuro e rappresenta un'altra sfida da raccogliere e da portare avanti nei prossimi decenni. Grazie. Guardate. Avete visto che precisione? Noi siamo arrivati in ritardo per prepararci questa concentrazione di in 30 minuti di fare tutto. Da parte mia c'è veramente, vorrei dire, usiamo la parola giusta, anche l'orgoglio insieme a tutta la società di aver raggiunto questo risultato. I 40 anni non sono stati 40 anni facili, ma sono i 40 anni della maturità. Insomma, abbiamo avuto qualche problema adolescenziale di gioventù, possiamo dire. Ma è nella maturità si dà il meglio dell'esperienza, della professionalità e anche della visione. Quindi un ringraziamento anche di aver seguito con attenzione questa nostra presentazione, questo lancio di una pubblicazione. Luca Romano ci ha messo la competenza, vuol dire anche la passione, perché parlare di fognature non è un argomento assolutamente poetico. Ecco. Io vorrei ringraziare i sindaci anche, qui sono presenti, qui Dino Maiabosco e Luca Albiero, che rappresentano le nostre amministrazioni, che sono soci di Medio Chiampo, che ci hanno sempre accompagnato in questo percorso. Tutto il Consiglio di Amministrazione, che qui assieme a me è rappresentato dal Vicepresidente Lorenzo Altissimo, e il Direttore. Io vorrei spendere una parola in più per il Direttore, perché lui si è definito Direttore Storico. Ma è stato veramente l'anima, diciamo, di questo lungo percorso che ci ha permesso di raggiungere dei traguardi molto importanti. E io devo molto a lui, perché quando sono diventato presidente, non 40 anni fa, adesso vediamo anche dei limiti, ma nel 2014, sicuramente mi ha trasmesso due cose importanti. Amare questa società, superare le difficoltà, e la terza, ci aggiungo, anche la passione per quello che stiamo facendo. E qui le nuove sfide sono le sfide ambientali. Ambiente, imprenditoria, transizione, ecologia, valore acqua, sono le parole del nostro lessico.
10 anni fa, vi assicuro, non erano queste, ma noi siamo arrivati, e questo è il passaggio penso fondamentale per i prossimi 40 anni, a coniugarle, a declinarle e a farle proprie in senso di comunità, come si diceva. La comunità è formata dai nostri enti, dal territorio, dalla gente e dalle nostre imprese. Con questo penso che sia un buon viatico a leggere questo libro, prossimamente in edicola, ma soprattutto, diciamo, il 1° ottobre, l'appuntamento di una presentazione dove ci saranno anche altre sorprese che qui non sveliamo, perché sennò non sarebbero assolutamente una sorpresa. Grazie della vostra attenzione, scusate ancora il ritardo, ma siamo pronti per i prossimi 40 anni, quindi siamo anche in anticipo. Va bene? Buona giornata a tutti.